Un altro possibile esperimento da fare è quello di realizzare un circuito rettangolare con area variabile. Infatti c'è un'asta metallica che può scorrere su questi due binari e tutto è immerso in un campo B uniforme esterno. Orientiamo convenzionalmente il circuito in senso antiorario, potevamo scegliere anche il contrario, in modo tale che la faccia del circuito considerata positiva sia quella che guarda verso l'alto. Quindi il campo B esce dalla faccia positiva del circuito e attraversa il circuito nel verso convenzionalmente positivo. Perciò, questo campo magnetico genera un flusso magnetico positivo attraverso la superficie S, che è questa qui, di contorno L, che è la linea, il perimetro di questo rettangolo. Se l'asta viene fatta scorrere verso destra, l'area del circuito si riduce. E di conseguenza si riducono anche il numero delle linee del campo induzione magnetica che attraversano quest'area. Quindi si riduce il flusso del campo magnetico attraverso il circuito. Dunque la derivata del flusso magnetico, φ punto, è negativa. Questa variazione del flusso magnetico provoca la reazione del circuito che cerca di contrastare questa diminuzione di flusso per la legge di Lenz. Perciò il circuito fa scorrere una corrente indotta I nel verso giusto, in questo caso antiorario, da produrre un campo B indotto, che è rivolto verso l'alto e che ha la funzione di cercare di contrastare la riduzione del numero di linee del campo B esterno che attraversano il circuito. Dunque il circuito cerca di rinforzare questo flusso, che è in diminuzione, e lo fa generando il suo campo B indotto. L'amperometro misura il passaggio di una corrente positiva, positiva perché scorre nel verso convenzionale che abbiamo scelto per il circuito, cioè il verso antiorario. Se l'asta fosse fatta scorrere verso sinistra, sarebbe accaduto l'esatto contrario. Infatti il flusso magnetico attraverso il circuito sarebbe aumentato perché aumentava il numero delle linee che attraversano il circuito. E allora il circuito avrebbe reagito generando una corrente indotta nel verso orario, quindi di segno negativo. L'amperometro avrebbe mostrato l'ago verso sinistra e lo scopo di questa corrente che girava in senso orario era quella di produrre un campo B indotto verso il basso che andasse a contrastare l'aumento del numero di linee del campo B esterno che attraversano quest'area. Questo esperimento dimostra che non sono le variazioni dell'intensità del campo B esterno a generare il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, perché qua l'intensità del campo B esterno non cambia, cambia invece l'area del circuito. Quindi la causa dell'induzione elettromagnetica è la variazione del flusso del campo magnetico e non necessariamente la variazione del campo magnetico, che qui per esempio non varia. Ultima osservazione, la corrente indotta è tanto più intensa quanto più rapidamente l'asta si muove e riduce o aumenta l'area del circuito.